A questo punto non so cosa dirti. Ok, te lo dico io, è deliziosa. Va bene, portala così posso conoscerla. Ok, lo farò. Bene. Veniamo il prossimo weekend. Sai dove vivo? Già, a casa di qualcun altro. Ho sistemato la stanza di Jake per questo weekend. Così, solo per curiosità, quando la finiremo di chiamarla la stanza di Jake? Perché mi piacerebbe tanto definirla la palestra di Walden, o anche l'home theater di Walden, o la stanza in cui Walden può farci quello che diavolo vuole. Scusa, non per fare il pignolo, ma una stanza non può essere usata sia come palestra che come home theater. Per questo, infatti, mi serve anche la stanza di Alan. Touché. Verite. La smetti di spostare le mie cose? Scusa, è solo che l'idea di conoscere la ragazza di Jake mi rende nervoso. È come se qualche setta gli avesse fatto il lavaggio del cervello. A chi non è successo? Oh, scusami, hai detto setta? Lo trovi divertente, non è così? Mm, devo pur ricavare qualcosa, visto che non paghi l'affitto. Secondo me tu ti stai preoccupando per niente. Niente? Lei ha 36 anni. E allora? Io ne ho 34. Infatti, non devi frequentare mio figlio neanche tu. Touché. Saranno loro? Non può essere. Jake non suona il campanello. Salve. Ciao papà, lei è la mia ragazza, Tammy. Tammy, mio padre Alan. È un piacere conoscerti. Il piacere wow. È mio. Wow! Solo un carro attrezzi riuscirebbe a portarmi via da questa casa. Vedi? Avete già una cosa in comune. Io sono Walden Schmidt. Oh, signore, sei anche più bello di me. Accidenti, bella stretta di mano. Già, mungevo le vacche quando ero piccola. Poi ho scoperto i ragazzi. Stavo scherzando. A dire il vero no. Comunque è davvero una bella casa, ragazzi. Grazie. Sarebbe ancora più bella con l'home theater. Ma non mi posso certo lamentare. Sì, mi hanno parlato di te. Jake mi ha detto che sei straricco. E che tu sei uno che sa come arrangiarsi. Lo prendo come un complimento. Per favore, fate come se foste a casa vostra. Volete qualcosa da mangiare o da bere? Oh, mi piacerebbe bere, ma farebbe suonare la mia cavigliera elettronica. No, scherzo. Me l'hanno tolta una settimana fa. Hai sentito? Le hanno tolto la cavigliera elettronica. Non vedo come le cose potrebbero andare meglio. Oh! Sono appena migliorate. Oh, guardala. Dove potrebbe essere diretto un teschio con addosso un cappello a bombetta? Oh, forse sta andando a trovare Yosemite Sam. Sono il mio biglietto da visita, sono proprietaria di un centro tatuaggi. Oh, hai sentito? È proprietaria di un centro tatuaggi? Sembrerebbe divertente. Sì, si chiama I Meloni di Tammy. Fa pensare alle sue poppe. Grazie. A proposito, nel caso doveste dimenticarlo, il mio nome è scritto qui. Grande! Come si chiama quell'altra? Mi piace. Mi piace anche tu. Bene, a tutti piacciono tutti. Allora, come vi siete conosciuti? Ah, lui è entrato nel mio negozio. I meloni di Tammy? Esatto, una volta che ti entra in testa non te lo togli più. No, non te lo togli. Sì, una sera sono andato a bere con degli amici e hanno scommesso $100 che non mi sarei fatto tatuare due braccia fuoriuscenti dalle mie chiappe. Come qualcuno che cerca di scappare.